Stava un po' meglio, grazie. Ma ha subito una nuova operazione? No, no. Non si sa quando lo rimetteranno? No. E lei come sta? Posso chiedere? Bene, io devo stare bene per forza. Chiara? Solo dell'ansa, solo per sapere come va. Meglio, grazie. Meglio, quindi possiamo tirare un po' un sospiro di sollievo. Grazie, grazie. Grazie. Grazie a te. Ciao ragazzi del gruppettino, non mi facevo vivo da un po', sono finalmente a casa e volevo davvero ringraziarvi per il supporto. Sono state giornatine intense e sono felice di essere a casa adesso e vi mando un abbraccio grande. Stasera c'era il concerto dei Blink, avevo preso i biglietti da un anno, cavoli. Non so, per chi ci andrà godetevi il concerto che sarà pazzesco, sarà veramente pazzesco. Statemi bene, mi raccomando, domani vi parlo magari di un po' di cosine e niente. Scusate ragazzi, ho cancellato il video di prima perché mi vergogno un po', mi rendo conto di avere la faccia parecchio sbattuta, di essere molto deperito. Spero di rimettermi presto in forma e davvero grazie a tutti ancora di nuovo e credo che in momenti come questi veramente ci si renda conto di quali persone ti sono vicine, anche se può far male magari non aver sentito magari chi ti aspettavi, quindi da un lato ti senti fortunato, dall'altro ti senti anche magari un po' triste, no? Non lo so, boh, che cazzo sto dicendo? Mia moglie piange, ma mia moglie piange anche quando guarda il Re Leone. Non sto piangendo. Ah, non stavi piangendo? Ah, tipo che cazzo stai dicendo? Ah, ok, no, non stavo piangendo. Allora, non ho un'armicromista, c'ho anche la faccia un pochino sbattuta, però mi fa molto ridere il colorito della mia pelle, che è il medesimo di quello di mia moglie, che però ha sopra una maschera. Quindi, vabbè. Dobbiamo mettere un po' di colorito e un pochino di chili in più. Buonanotte. Buonanotte ragazzi, ciao. Buona serata a tutti. Forza Blink. Beati voi che siete al concerto, grandi raga. Volevo ringraziare tutta la struttura del Fate Bene Fratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. E cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema, perché senza i donatori io oggi non sarei qui. E senza le sangue. Come stai ora? Bene, devo riprendermi un pochino, ho bisogno di riposo, ma sto bene. Vi ringrazio. Volevo ringraziare anche mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni ed è stata veramente una grande. Grazie. Ciao.